Ciao a tutti, oggi sono nella località San Germano, frazione di Cavallirio, in provincia di Novara, per il Rockin' Beer Fest. Ci sono già stato altre due volte, avevate già visto i video, e quest'anno vi faccio vedere un po' della festa di quest'anno. Oh yeah! Ecco, quella lì è la mia tenda. Per adesso ce ne sono proprio poche. Ancora devono montare, ce ne sono tante nella zona là dietro al bar. E stiamo ancora montando, ancora non è iniziato il soundcheck. Comunque, cucine, là in fondo il palco che stanno montando, tutte le tavolate per mangiare e bere, bancarelle. La mia si nota che è già tutta accesa. E di qua ci sono tutte bancarelle. Oh yeah, vediamole un po'. E da questa parte qui c'è il birrodromo dove si tazza. Ancora è presto, non c'è nessuno, però il birrodromo. Sono le 8:30, si è fatta una coda che non finisce più per mangiare. Questa è tutta coda di gente in fila per prendere da mangiare, più quelli ai tavoli. Sta arrivando un bel po' di gente. Oh yeah! Non serve per tutto. 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 Non serve per tutto.
passata la notte, ieri è stata una bella giornata, una bella serata, anzi, e di notte non ho dormito niente perché fino alle 5 c'era gente in giro che faceva casino, c'erano quelli delle tende di fianco che non facevano silenzio, e alle 6:15 si è messo a piovere. Allora sono uscito di corsa, sono andato alla macchina, eccolo, in fondo si vede dietro la rete il mio gazebo con sul telone verde. Vediamo oggi come va, anche se le previsioni dicono che dalle 2 del pomeriggio inizierà a piovere, speriamo di no. La sfiga mi perseguita e attorno a mezzogiorno e mezzo l'una si è messo a piovere, quindi sempre più forte, ho dovuto smontare tutto. E come si vede anche le altre bancarelle sono tutte mezze smontate, qui è dove ci sarebbe dovuta essere la mia, e invece è già tutto caricato in macchina e anche il resto è tutto smontato e ancora sta piovicchiando. Che tempo di cacca, che sfiga. È arrivata l'1:30, finalmente si mangia una bella pasta asciuttona tutti insieme in buona compagnia. Ale, mi dai un bicchiere? Sì, sarà io che sono bicchiere. Anche se è piccolo, però. Purtroppo, finita la mangiata, io me ne sono andato perché continuava a piovicchiare, ogni tanto smetteva, ogni tanto riprendeva. Io purtroppo ho un gazebo che non è impermeabile, devo decidermi a comprarne uno impermeabile, magari con anche le pareti, perché mi sono un po' rotto le scatole di dover smontare tutto appena piove. Comunque avevo tanta roba bagnata e non potevo stare lì a lasciare marcire tutto. Sono tornato a casa appunto per smontare tutto, aprire bene tutto, far asciugare tutto, perché avevo tante cose infradiciate. Tra l'altro, mentre stavo smontando, è venuta giù una cascata d'acqua dal gazebo che nel frattempo si era accumulata sulla tenda, ma lavato tutto, quindi ero bello infradiciato anch'io. E mi è dispiaciuto perché ho visto che lì poi al sabato sera sono andati avanti, la festa è andata avanti, i concerti ci sono stati, ho visto dei video, purtroppo c'era molta meno gente rispetto al venerdì, però la festa c'è stata lo stesso. A me è dispiaciuto non aver potuto partecipare. Comunque, anche solo per il giorno che ho fatto, è stata davvero una bella manifestazione, organizzata molto bene, con anche un bel pubblico, ma soprattutto organizzata molto bene. E devo ringraziare tutti i ragazzi dell'organizzazione, perché oltre ad essere stati professionali, sono anche stati molto gentili, tutti gentilissimi, disponibilissimi, grazie a tutti. Devo dire che anche le tribute band sono state molto professionali, anche se sono sempre tribute band. Ho parlato con qualcuno dell'organizzazione, mi hanno detto che avevano provato in passato a far venire band originali, ma purtroppo il pubblico vuole le tribute band. Che tristezza. Comunque è stata una festa come gli altri anni, organizzata benissimo, con bella gente, e l'anno prossimo vi aspetto a tutti, perché come ogni anno, anche l'anno prossimo ci sarà, come sempre dovrebbe essere la prima settimana di luglio. Intanto voi continuate a seguirmi sul mio canale YouTube TwoSpeed, se non vi siete ancora iscritti iscrivetevi, così mi aiutate a far crescere il canale. Iscrivetevi anche ai miei gruppi su Facebook Urbex e Mystery, dove trovate tutte le coordinate di tutte le mie esplorazioni e escursioni e viaggi in kayak, dove trovate tanti percorsi interessanti da fare in kayak. Date un'occhiata sempre su Facebook alla mia pagina TwoSpeed Artigianato, dove trovate tutti i miei lavori artigianali in pietra, legno e metallo, e vi do appuntamento al prossimo video. Oh yeah!